Ferreri con Partiti Adesso su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Che onore. Buona Pasqua a Walter De Maggio. Ciao Walter. Buongiorno, buongiorno e naturalmente buona Pasqua agli amici di Radio Kiss Kiss. Facciamo una sorpresa speciale. Sapete che Radio Kiss Kiss è la radio ufficiale del Calcio Napoli e oggi abbiamo in diretta con noi per gli auguri agli sportivi italiani e ai tifosi del Napoli, beh, il presidente del Napoli. Buona Pasqua ad Aurelio De Laurentiis. Buongiorno, buona Pasqua, presidente. Ma buona Pasqua a tutti quanti voi, a tutti gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss, che sono numerosi in Italia. È una radio importante e poi non a caso è la radio ufficiale del Calcio Napoli. Quindi io prima di tutto vorrei fare gli auguri ai tifosi che vengono allo stadio. Ieri sera eravamo oltre 37.500 tifosi, quindi auguri ai tifosi della curva A, auguri ai tifosi della curva B, vado in ordine alfabetico, auguri ai tifosi dei distinti, ai tifosi della Nifica, della Posillipo e a quelli che mi accompagnano nella tribuna autorità, quindi auguri a tutti quelli che vengono allo stadio, auguri anche a tutti i tifosi dello stadio virtuale. Tu sai che noi abbiamo implementato il nostro organico di ben 5 unità per studiare il Napoli nel mondo, questo dal primo di settembre scorso, e quindi adesso stiamo spaziando dal Sud America agli Stati Uniti, all'Oriente, alla Cina, all'Australia, e ti devo dire che i 12 milioni che noi credevamo fossero i tifosi sparsi tra l'Italia e il resto del mondo, invece abbiamo visto che sono molti di più, perché ci sono anche quelli che affettuosamente tifano una squadra senza essere proprio dei tifosissimi, ma che sono però dei sostenitori comunque dei nostri colori, e sono ben 120 milioni nel mondo. Questa è una notizia che mi rallegra e che forse rallegrerà il popolo napoletano, al quale io faccio i miei migliori e più sereni auguri di Pasqua. Poi, prego, prego. Bisogna fare gli auguri a Sarri, sua moglie, suo figlio, bisogna fare gli auguri ai nostri calciatori, alle loro famiglie, bisogna fare gli auguri a tutti i miei collaboratori del Napoli. Poi non mi devo dimenticare, visto che siamo su un network nazionale radiofonico, di fare gli auguri anche a tutti i miei collaboratori e impiegati della Finmauro, che è la testa di serie del nostro gruppo, e poi a tutti i nostri impiegati dei parchi a tema, dei Luna Park, dei teatri di posa, delle mie sale cinematografiche, della gente che lavora per me a Los Angeles. Quindi auguri a tutti quanti, auguri poi anche ai miei amici, alla mia famiglia, ai miei nipoti, ai miei figli. Quindi, cari napoletani, oggi è un giorno di grande serenità. Poi ieri sera abbiamo fatto 3 bellissimi gol in una partita. Presidente, parliamone di ieri. Nel primo tempo e presidente, molto aperta nel secondo tempo. Sì. Presidente, sì. Ieri tu prima hai fatto gli auguri a chi era allo stadio e a chi ha visto la partita in televisione. Ancora ieri una delizia. Veder giocare il Napoli è qualcosa di favoloso. Chi ama il calcio non può non essere felice di vedere il Napoli giocare al calcio, no? Beh sì, perché noi, te l'ho già detto, in precedenti appuntamenti dichiaratori, noi non facciamo i catenacciari, senza allusione a nessuno, perché poi non ci interessa. Se no si offende qualcuno. No, non vogliamo offendere nessuno, però voglio dire, io sono un uomo che è sempre vissuto nel mondo dello spettacolo, e quindi avere una squadra che gioca un calcio spettacolare e apprezzato in tutta Europa, ogni tanto quando mi si dice, io non ci credo, perché poi non bisogna mai peccare di superbia, c'è il calcio più bello giocato in Europa. Vabbè, diciamo che è un calcio che fa sensazione, un calcio che si gioca a fronte alta, che si gioca con spudoratezza, che qualche volta i criticoni dicono ma forse non hanno tutta questa esperienza, ma forse ci vorrebbero degli interpreti più soli. Allora, mio padre avrebbe detto Iacherenne. Senti presidente, facciamo, ragazzi, ma che cosa volete? Non vi va bene mai nulla. No, ma veder giocare il Napoli è fantastico. Presidente, dovendo tu a oggi fare un bilancio della stagione, che bilancio fai?
Ma se io dovessi fare oggi un bilancio della stagione, partirei sicuramente che il Napoli sta disputando, perché ancora non si è conclusa, una grande stagione, abbiamo gli stessi punti dello scorso anno, quando chiudemmo il record storico con 82 punti. Questo nonostante poi abbiamo giocato la Champions e non l'Europa League come l'altro anno, e quindi con un maggior così dispendio di energie psicofisiche. Abbiamo segnato finora 95 gol. Nonostante l'infortunio di Milik, miglior attacco della Serie A. Nonostante, no, che aveva fatto 7 gol in pochissime partite. Appunto. E siamo l'unica squadra in Europa ad avere 4 giocatori in doppia cifra, che hanno cioè segnato almeno 10 gol. Nelle ultime 18 partite in campionato ne abbiamo vinte 14, pareggiate 3, persa mi pare una sola. E nel girone di ritorno siamo primi insieme alla Juve. Poi a proposito della Juve, siamo usciti in semifinale di Coppa Italia per un solo gol e penalizzati da 2 errori arbitrali nella partita di andata. Abbiamo l'obiettivo concreto di mirare al secondo posto con l'accesso di più Champions. No, Presidente, a proposito di Champions, ricordiamo, il Napoli è stato eliminato dalla Champions dai campioni del mondo, da quella squadra che è andata a Bayern Monaco. Ma io non l'ho voluto citare, perché per noi è stato un onore giocare con la squadra più forte del mondo. Bellissimo. Insomma, una grande stagione che non è ancora finita, abbiamo anche l'obiettivo di migliorare il nostro record storico dei punti conseguiti, 82 lo scorso anno, dei gol fatti e delle vittorie in trasferta, al momento 10, record eguagliato nell'anno del Benitez 1. E per lo scudetto stiamo arrivando, un passo alla volta. Il titolo del presidente ci ha dato la bomba di Pasqua nell'uovo per lo scudetto. Stiamo arrivando step by step, è un Napoli che cresce. Senti presidente, io ci tengo a fare i complimenti a te, naturalmente in qualità di presidente del Napoli, a tutta la società, perché ieri sui social mi sono imbattuto sui social ufficiali del Calcio Napoli e mi sono emozionato. Avete voluto fare un omaggio a Totò, al principe Antonio De Curtis, nel 50° anniversario della sua morte, della sua scomparsa, e lo avete fatto con tutte le sue frasi interpretate dai calciatori. Credo che sia un omaggio meraviglioso, ve ne voglio rendere merito. Bravissimi. Beh, ma sai, io da bambino avevamo Totò praticamente in esclusiva nei nostri stabilimenti della Vasca Navale a Roma, e dove lui era così recitato in continuazione, ed era un uomo estremamente ordinato, preciso, non voleva mai ripetere un secondo sciac, in 3-4 ore si finiva tutto, era velocissimo, un grandissimo professionista. Poi non sai forse che nel 1976, il secondo anno in cui ero diventato produttore, cioè avevo debuttato nel 75, nel 76, lo stesso anno che realizzai il Borghese Piccolo Piccolo, feci un grandissimo omaggio a Totò, perché creai un film fatto con tutte le immagini del film di Totò rielaborate, rimontate, con una grandissima difficoltà, perché c'erano anche dei negativi infiammabili, quindi difficilmente lavorabili. Non è come oggi, che si è nell'era del digitale, dove tutto è possibile, tutto è fattibile. E realizzammo un film dal titolo Super Totò, che io presentai al Festival di Cannes con un grandissimo successo, e che uscì in tutta Italia. E la cosa che mi sorprese è che a Napoli incassò meno di quanto non incassasse a Roma o a Milano. Fu incredibile. Anzi, bisogna che, visto che siamo in questo anniversario importante, io adesso devo restaurarne una copia, bravissimo, visto bravissimo, che siamo nel digitale, riproporlo per 1, 2, 3 giorni in tutta Italia. Cioè, presidente, ma tu hai presidente, tu hai conosciuto Totò? E come, non l'ho conosciuto Totò. Addirittura mi ricordo che provai una grande tenerezza, una grossa pena quando stava facendo, io ormai ero più che adolescente, ero un teens, e lui stava facendo un film per noi con Pierpaolo Pasolini, un episodio di un film di Pierpaolo, e lui non ci vedeva più e mi strinse la mano. Ah, tu sei Aurelio, il figlio di Luigi, e mi emozionò moltissimo.
Che meraviglia, presidente, mamma mia, che meraviglia. Va bene, io devo dire che sono molto contento perché giustamente il presidente ha fatto un primo bilancio parziale, ha voluto fare gli auguri di Pasqua attraverso Radio Kiss Kiss in diretta nazionale a tutti coloro che amano il calcio. E poi, presidente, ci hai dato un titolo: lavoriamo per lo scudetto, stiamo arrivando, e credo sia il titolo più bello che tu potessi dare ai tifosi del Napoli. Ti auguro buona Pasqua, tanta pace, tanta serenità, e ovviamente, presidente, grazie, ad maiora, ad maiora, grazie, grazie presto, grazie, ciao. Grazie ad Aurelio De Laurentiis, grazie Raul. Grazie a te, Walter. Sempre fare radio con te. Era un onore. Spettacolo. E tanti auguri a tutti quelli che ci ascoltano, magari che hanno festeggiato l'anniversario della morte di Totò, bellissimo quello di cui hai parlato, insomma, i ragazzi, i calciatori, veramente con la bombetta, con le varie frasi. Bravi. Straordinario, davvero. Sei in forma, bravo Raul. Ciao, grazie, ciao Walter De Maggio in diretta su Radio Kiss Kiss. Tanti auguri ancora al presidente Aurelio De Laurentiis e alla società sportiva Calcio Napoli. Intanto The Cardigans, questa è Race and Rewind.